In Quaresima facciamo spazio a tutto il bene che possiamo operare, spogliandoci di ciò che ci isola, ci chiude e ci paralizza. Nel mercoledì delle ceneri il Papa ha presieduto a Santa Sabina sull'Aventino la messa con il rito di benedizione in posizione delle ceneri, dopo la processione dalla vicina chiesa di Sant'Anselmo. Francesco ha ricordato che la Quaresima è il tempo per dire no all'asfissia dello spirito, per l'inquinamento causato dall'indifferenza e dalla trascuratezza, di pensare che la vita dell'altro non ci riguarda, per ogni tentativo di banalizzare l'esistenza, specialmente quella di coloro che portano nella propria carne il peso di tanta superficialità. No anche all'inquinamento intossicante delle parole vuote, di quella critica che il Pontefice ha definito rozza e veloce, delle analisi semplicistiche che non riescono a cogliere la complessità dei problemi umani, specialmente di quanti soffrono. La Quaresima è il tempo di dire no. No all'asfissia di una preghiera che ci tranquillizzi la coscienza, di un'elemosina che ci lasci soddisfatti, di un digiuno che ci faccia sentire a posto. Quaresima è il tempo di dire no all'asfissia che nasce da intimismi che escludono, che vogliono arrivare a Dio scansando le piaghe di Cristo presenti nelle piaghe dei suoi fratelli. Quelle spiritualità che riducono la fede a culture di ghetto e di esclusione. La Quaresima, ha spiegato, è in fondo la strada dalla schiavitù alla libertà. Il Papa ha benedetto le ceneri per i fedeli, ricevendole poi dal Cardinale Tomko e imponendole ad alcuni dei presenti. Il gesto delle ceneri ricorda che siamo fatti di polvere nelle mani di Dio, che, ha proseguito, vuole continuare a darci quel soffio di vita capace di salvarci dai nostri egoismi e da meschine ambizioni e silenziose indifferenze. Il soffio della vita di Dio ci salva da questa asfissia che spegne la nostra fede, raffredda la nostra carità e cancella la nostra speranza. Vivere la Quaresima è anelare a questo soffio di vita che il nostro Padre non cessa di offrirci nel fango della nostra storia. Quella asfissia, ha notato il Papa, che ci siamo abituati perfino a normalizzare, respirando un'aria di panico e di ostilità in cui è rarefatta la speranza. Ed è proprio nel tempo di Quaresima, concluso, che dobbiamo domandarci che sarebbe di noi se Dio ci avesse chiuso le porte non usando la sua misericordia. Quaresima è il tempo per domandarci dove saremmo senza l'aiuto di tanti volti silenziosi che in mille modi ci hanno teso la mano e con azioni molto concrete ci hanno ridato speranza e ci hanno aiutato a ricominciare. Quaresima è il tempo per tornare a respirare, è il tempo per aprire il cuore al soffio dell'unico capace di trasformare la nostra polvere in umanità.